Ciao ragazzi, e rieccomi qua dopo 5 mesi. Lo so, una lunga assenza e mi piace essere stato via così tanto, ma non avevo proprio mai tempo di fare video. Soprattutto dopo le vacanze di Natale, avevo sempre qualcosa da fare, o a livello scolastico mio, oppure dei miei compagni in informatica, e quindi in pratica non avevo mai un pomeriggio libero per registrare. Finalmente questo periodo è finito. Ora sembra che con la scuola siamo in un periodo un po' di pausa. Non c'è. Ci sono più molte robe da fare. E quindi adesso ritorno appunto a fare video. Prima però di dirvi cosa intendevo fare, volevo farvi vedere un po' di cose che ho lavorato in questo periodo. Che comunque qualche ritaglino di tempo qua e là ce l'avevo, anche se non avevo proprio, diciamo, anche la voglia di stare lì a fare i video in quei piccoli ritagli di tempo. Cosa ho fatto però? Mi sono iscritto a Kongregate, che è un sito di giochi online, forse qualcuno di voi lo conoscerà, che supporta anche i giochi fatti con Unity. E ho caricato sopra un gioco che ho fatto in neanche una settimana, in cui bisogna semplicemente fare questo. Bisogna sparare alle navicelle che arrivano, ogni navicella ha delle mine anche appunto da punti, e se passano oltre perderete dei punteggi. E se fate esplodere ovviamente guadagnerete punteggio. Poi c'è anche appunto uno shop dove con i vostri soldi, che appunto li guadagnerete con il punteggio, potete aumentare il valore delle armi, in questo caso ce l'ho già al massimo. Comprare dei continue che vi permetteranno di continuare una volta che avete usato il game over, di continuare a giocare, oppure di comprarvi uno scudo dove all'inizio della partita vedrete una seconda barra dell'energia, e appunto quindi impiegherete più tempo a perdere. C'è anche una musica composta che è abbastanza carina, secondo me. Sto dicendo, quello che si ricorda Illuminator, quel gioco che avevo creato ormai un anno, più di un anno fa forse. Cosa ho deciso di fare? Visto che molta gente comunque la grafica 2D piaceva e il gioco con la grafica 3D non riusciva a completarlo, ho deciso di caricarlo, di prendere una vecchia versione del gioco che mi ero salvato come copia di backup. Modificare un attimo il menu principale, come vedete non ci sono le opzioni, ci sono soltanto le info e il tasto per giocare, e poi vedete che è un po' diverso il menu principale. E appunto, la possibilità di giocarlo su browser. Quindi se adesso volete rigiocarlo, adesso attualmente è solo disponibile su browser. In questo modo, anche se per caso avete un Mac, dovrebbe funzionarvi, cioè qualunque sistema operativo che supporti appunto il Unity Web Player. Se non avete comunque idea di scaricarlo, non appena provate a caricare questa pagina, potete giocarlo. Un'altra cosa su Illuminator che sono stato veramente contento quando l'ho scoperta, e che mi hanno messo in questa pagina. Vedete, proprio sul sito di Freedom, appunto nella pagina dove assieme agli altri progetti che usano delle risorse da Freedom. Invece se clicca qua si va sulla mia pagina di IndieDB. Poi un'altra cosa che ho fatto è che per la scuola ho creato un sito internet, cioè ci hanno dato come compito di creare un sito internet, e invece di usare proprio no scrivere brutalmente in HTML come appunto nel tutorial che vi stavo mostrando prima che smettessi di fare video, usando questo sito che si chiama Jimdo, che appunto permette di creare siti internet utilizzando senza dover scaricare nessun programma, senza dover scrivere neanche una linea di codice,
Cioè, mentre scrivete linee di codice dovete fare cose più elaborate. Comunque diciamo che la struttura di base, le immagini, i testi, potete farli benissimo senza fare niente di codice. E visto che non sapevo su cosa fare il sito, ho deciso di fare un sito, diciamo, aziendale, dove ho messo appunto i giochi che già sapete che avete, più qualche altro piccolo progetto che avevo fatto così a caso in JavaScript, qua potete trovarli. E niente, però invece parlando del canale YouTube, mi sono fermato appunto purtroppo 5 mesi fa alla seconda lezione, non mi ricordo neanche più su cosa aveva trattato. Ah, ok, i collegamenti, non avevo messo le immagini, niente. Cosa penso di fare adesso? Penso che questa serie la concluderò, cioè farò ancora un paio di episodi solo per concluderla, almeno di fare un sito internet, diciamo, basico, ma comunque carino. E poi sinceramente non so come continuare il canale, penso che continuerò a fare tutorial quando mi verrà in mente qualcosa di utile su cui farlo, probabilmente anche su Unity 3D. Poi visto che abbiamo quasi raggiunto i 1000 iscritti, appunto quando raggiungerò i 1000 iscritti pubblicherò quel famoso video che mi pare di aver già annunciato che appunto festeggiare i 1000 iscritti avevo intenzione di pubblicare un video con tutti i momenti più strani, più assurdi, più divertenti che mi erano capitato mentre giocavo con questo computer. Come sapete io uso per registrare il programma di Nvidia Shadowplay, che appunto si trova in GeForce Experience, che potete abilitare come funzione quella di registrazione continua. E come funziona? Lui semplicemente registra proprio in continuazione, poi a un certo punto se voi premete Alt F10 vi salva tot minuti. Io in questo caso l'ho messo per salvarmi gli ultimi 5 minuti di gioco. E in questo modo appunto ho raccolto nel corso di questi 2 anni o più che ho questo computer dei momenti, delle cose veramente assurde. Appunto fare un video tutto così con tutte le cose assieme, magari con una musica stupida in sottofondo, penso che sia proprio il mio modo migliore per festeggiare i 1000 iscritti. Niente, per questo video è tutto. Spero continuate a seguirmi, spero io di riuscire a essere più, oltre che più sintetico a parlare perché mi dilungo sempre troppo in questi video, anche di riuscire a essere più costante nei video, come vedete anche se guardate, ho 7 mesi, 5 mesi, vedete, 8 mesi, non sono costanti, cioè qua praticamente ho scritto ogni 10-15 giorni, in verità mi sa che questa cosa diventerà uno al mese se va bene. Ah, giusto, un'ultima cosa che non vi avevo letto, non avevo visto qua il gruppo ovviamente di Steam, che se vi interessa parlare un po' di mod di Doom, io tempo fa ho creato un gruppo su Steam, visto che non avevo visto nessuna community italiana dedicata al 100% al modding di Doom. E come vedete risale a gennaio 2015, quindi a più di un anno fa ormai. E se appunto volete appunto pubblicare qua le vostre mod di Doom che avete fatto, siete liberi. Purtroppo non è più molto seguita perché a parte una fase diciamo all'inizio, vedete 175 risposte in questo post, ad esempio. Non è più molto attivo. Comunque è ancora aperto, quindi sentitevi pure liberi di pubblicare. E noi ci vediamo tutti al prossimo video. Ciao a tutti!